Ciao, sono con un mito, signore e signori, amici e amici, guardate qua. Lei è Simona Marchini, fantastica. Che responsabilità. No, guarda, io secondo me veramente sei una delle poche che effettivamente ha creato un po' un immaginario collettivo in televisione, perché io mi ricordo veramente da ragazza, appunto, quando guardavo, a parte quelli della notte, che per me veramente è stato assolutamente fatto la televisione, unico, un fatto unico, e poi insomma la tua, quella che facevi per me era eccezionale, com'era la cosa della Barduina, puoi dire? Se c'avete un problema che va a cuore, un dubbio che vi rode, scrivetemi pure. A Martufoni Iside, in arte l'ammiraglia da Barduina, chilometro 6, quindicesimo lampione, dopo il casello Anas. Fantastica, fantastica. Ma era geniale. Era, no, veramente. Siena, era stupendo. Avete fatto la televisione. La televisione, la storia della televisione, e tu comunque sei una donna, sei un'artista, sei un'attrice, quindi hai fatto tanto teatro. Anche un centro culturale. Mostre, e poi mostre. Insomma sei, porti avanti anche il discorso quello della lirica, che nei giovani magari non è molto rappresentato. Io vabbè abito a Milano alla Scala, quindi ci vado molto spesso perché adoro comunque la Scala. Ma anche io ho avuto delle esperienze molto belle, perché credo di essere l'unica in Italia ad aver fatto due spettacoli proprio dedicati all'opera, leggeri, ironici, molto carini, Salotto Carmine e Dossier Trovatore per il Festival del Piano di Parma del 90, e poi ho un mio spettacolo, ho inventato io su due piedi a Pesaro, su tre opere verdiane, cioè il racconto a modo mio come la signora Simona, è la signora tanto Simona, appassionata, lei tanto tenera, no? E un grande pianista, Paolo Restani, suona tre parafrasi di Liszt dedicate a Verdi. Quindi è uno spettacolo anche corto, insomma, intelligente, certo. Comunque intelligente. Cioè, ha un riscontro pazzesco, perché il rapporto che crea, che è di divertimento, di tenerezza, di simpatia, anche nei giovani funziona. Un giovane non ama quello che non conosce, è normale. Certo. Se non lo aiuti, anche alleggerendo, no? Perché pare che l'opera sia... No, l'opera la avvicini come una qualunque forma di espressione di teatro. Solo che la nostra storia è un'identità profonda, importante, certo, che ci portiamo dietro. A me ha dato molto. Guarda, io sono tanti anni che mi occupo di temi al femminile. Io ho scritto molti libri, molti saggi, e scrivo comunque contro la violenza sulle donne. Mi occupo come opinionista televisiva, ma anche come scrittrice. Adesso a novembre uscirà un altro libro, sempre il 25 novembre, che è una data comunque emblematica, no? Contro la violenza sulle donne, che però non deve essere solo, appunto, una data, ma deve essere sempre. E infatti quello che volevo portare qua era anche questo, cioè parlare di donne ma in maniera anche diversa, cioè far capire che le donne possono essere anche registe, possono essere non certo soltanto, appunto, attrici, ma possono fare anche proprio le tecniche, no? Ma rispetto, guarda, alla io vorrei tanto che passasse una semplice parola, che è persona. Allora, le persone di qualità, maschi, femmine, come vogliono essere, io le rispetto tutte, perché abbiano qualità. Cioè, da una parte è chiaro che difendo le donne, dall'altra però dico anche noi dobbiamo avere la dignità di avere le capacità. Non è, capito, le quote, non è una questione di quote, è una questione di merito e di qualità. Allora, siccome nel dopoguerra già le nostre nonne, e così, dalle prime deputate straordinarie che furono ammesse in Parlamento. Insomma, la mimosa l'hanno inventata mia madre, le partigiane. In giro con la mimosa. Io ho lavorato tanti anni con un comandante partigiano a Milano. Quindi mio padre era partigiano. Vabbè, non è quello. È che no, però vuol dire. È un dire principio di rispetto. Cioè le donne hanno cominciato a esistere allora. Certo, no? L'emancipazione femminile. Assolutamente. Quello che io raccomando alle donne che amo molto e patisco tantissimo come tutti noi per quello che succede, è però non dimenticate di essere donne, cioè non dimenticate il femminile. Che cosa vuol dire il femminile? Vuol dire che siamo più dotate dei maschi, abbiamo una sensibilità diversa, più ampia, e non a caso la natura, Dio chi volete, ci ha create così, perché compensassimo i vuoti del maschile, no? Certo. Ora, la è differenza chiaro di genere. Esatto. Cioè, allora, questo non ce lo scordiamo. Non trucchiamo le nostre bambine a 12 anni. Ecco, non facciamo le messe, l'ho viste con i miei occhi, a una bimba di 9 anni. Le unghie smaltate le a 5 unghie anni. Non si fa questo, perché le bambine capiscono male.
E i maschi sono terrorizzati oggi, ve lo dico, io ho un nipote ragazzino. Mio figlio ha 14 anni. Ecco, sono terrorizzati perché siamo noi donne che ci stiamo facendo del male, lasciamo perdere l'orrore, per carità, degli non se ne discute nemmeno, sì. È una cosa assolutamente ogni inaccettabile. 72 ore in Italia. Inaccettabile. Però rendiamoci conto del nostro valore. È profondo, è grande, è una responsabilità enorme che abbiamo noi donne, più degli uomini, perché siamo più dotate, più sensibili, più ricche. Allora, non ci buttiamo via a 12 anni, a 13 anni per una borsa di Vuitton, capito? Questo è veramente contro di noi, contro gli uomini anche, che si terrorizzano. Ma lo dico con l'amore, credetemi, non è un giudizio da vecchia zia, io sono per l'apertura, l'emancipazione, i diritti, ci mancherebbe, assolutamente. Allora, vi prego, rispettatevi, vi prego, siate più sagge, siate più segrete, non vi sbracciate a mostrare tutto quello che siete fisicamente, mostrate quello che siete dentro, che siete belle, importanti, e siete importanti per la società. Importanti per gli uomini che sono sbalestrati, disorientati, se non sono ricchi, palestrati col macchinone non esistono, poveracci. No, ma lo dico veramente con grande dolore. Allora noi rieduchiamo, dandoci l'importanza che meritiamo. Va da sé che dobbiamo combattere l'orrore, questo è inutile che ne parliamo. Certo. È il rispetto più elementare di una creatura, la vita, no? E ci mancherebbe. Però io vi racconto una cosa, nell'Ottocento, in un mio spettacolo riuscito, ci sono stati, per esempio, due uomini eccezionali. Carlo Pisacane, qualcuno si ricorderà la spedizione di Sapri da me, e Giuseppe Verdi, grande compositore. Verdi si mise a vivere, a un certo era vedovo, conobbe Giuseppina Sterponi, era una diva, una grande cantante. Sì. Si misero a vivere insieme, senza sposarsi, successo uno scandalo infinito. Verdi rispose al suocero che lo bacchettava: io ho il diritto di scegliere la mia vita e le persone. In casa mia vive una donna che esigo che sia rispettata più di me per la sua intelligenza, le sue qualità umane e il suo spirito. Punto. Capite? Nell'Ottocento. Che vuol dire questo? Che quando c'è un'educazione profonda al rispetto, all'amore dell'altro, e questo vale per tutte le forme di esseri umani, anche questo succede. Quindi anche le donne hanno il loro ruolo, il loro posto e il rispetto che meritano. Però coraggio, maschi e femmine, mettetevi insieme a lavorare per stare meglio. Per favore. Grazie, veramente mi ha fatto molto piacere incontrarti e veramente complimenti. Capisci cosa perché dico, Lo so. Grazie, e ascoltate le donne che sanno cosa vogliono dire veramente. Cioè, non vi sentite defraudate se portate un caffè a un uomo con cui sta, cioè, sono atti d'amore, tenerezza, che c'entra questo con rispetto? Sì, la parità è un'altra cosa. È un'altra cosa. È diverso. Sono atteggiamenti, capito? Sono comunque il lavoro, rispettatevi, non vi buttate via. Grazie Simona Marchini. Niente. Grazie. Ma è quello che io prego.